padre Michele Bianco, questa sera ad Eccellenze del Sud, premiato per la categoria spiritualità e letteratura. Le faccio una domanda un po' particolare. Il Sud è noto per avere tra i suoi valori anche quello della superstizione. Una persona che ha a che fare con il sacro tutti i giorni, come lei, come si interfaccia con questo mondo che comunque sembra un po' contrastare con l'altro, insomma? Ma credo che oggi ci sia molta paura, molta disinformazione e la mancanza di risposte certe anche da parte della Chiesa, delle istituzioni, a fare luce e chiarezza sulle zone d'ombra permette il prolificare di maghi, di medium che sembrano dare risposte immediate, risposte che sembrano essere quasi la certezza assoluta della risoluzione a tutti i problemi. Sappiamo che si tratta di menzogne spudorate perché oltre al danno si aggiunge la beffa. Non solo il problema non si risolve, ma si rischia anche di aprire dei canali spirituali per permettere all'azione del maligno di esprimersi. Allora occorre informazione, preparazione, studio e dare speranza senza promettere cose che non si possono realizzare. Noi viviamo il mistero della fede come apertura alla trascendenza e all'azione dello Spirito. Nel Vangelo è detto che Gesù guarì molti, non guarì tutti. Allora anche questo attendere per forza una risposta di guarigione fisica può essere sbagliata. La prima guarigione dell'uomo nella profondità olistica dello spirito, si può essere anche sofferenti, ma da credenti si può vivere in perfetta sintonia con il Signore e vivere positivamente e vivere bene. Il dolore può diventare persino un'occasione di riscatto e di redenzione.